fatto da modello per Technogym. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di come è stato e come è successo e come sono riuscito a entrare a fare il modello per Technogym per circa una settimana. Bene, anzitutto se non conoscete Technogym probabilmente non siete entrati nella maggior parte delle palestre, perché quando si entra in una palestra, diciamo al giorno d'oggi, sì, ci sono attrezzi a volte migliori, a volte peggiori, però di solito la norma nel 70% delle palestre, gli attrezzi, quelli un po' più di lusso, sono della Technogym. È un buonissimo brand che tra l'altro è italiano, leader mondiale per l'attrezzatura di sport e anche per abbigliamento, pesi, tutto ciò che riguarda la palestra, ed è nata a Cesena. Ed è successo circa un paio di anni fa, o due o tre anni fa, non mi ricordo. Ero messo abbastanza bene di fisico e un giorno mi chiama la mia manager, mi dice, la mia agenzia del momento, e mi dice: ciao Marco, guarda, ci sarebbe questo casting, è per un brand che probabilmente conosci. Io al momento non facevo tanti casting perché avevo un fisico un po' troppo grosso, un po' troppo definito per lavorare con brand di moda tipo Dolce & Gabbana o brand troppo grossi, quindi non avevo mai lavorato se non per Dior o altre piccole cose che poi vi racconterò, per brand così. Quindi diciamo, gli ho detto, sì va bene, che brand è Technogym? Ho detto, voglio andarci, voglio andare al casting. Mi ha detto, va bene, però guarda, il casting è a Milano, non ti assicuriamo niente. Quindi ragazzi, sono le agenzie che vi mettono in contatto per fare i casting con i brand, ovviamente. Ricercavano un modello, un fitness model, anzi più fitness model, per la Design Week. La Design Week di Milano avevano in mente di far vedere praticamente durante questa settimana delle nuove attrezzature che avevano creato per la casa di super lusso, cose pazzesche, e di utilizzare dei fitness model, quindi gente che comunque sapeva, aveva una certa presenza e sapeva utilizzarli, metterli lì a fare foto e video e pubblicità e in più a stare lì per far vedere le cose alle persone, proprio al pubblico, in prima persona. Insomma, quindi ho detto, beh, il budget mi piace, l'idea mi piace, la cosa mi piace, ormai non riesco più a lavorare tanto nel mondo della moda per il mio fisico, almeno che lo sfrutti. Quindi sono andato a Milano, anche se la cosa non era, non mi avevano promesso niente, ho detto proviamo, vado, giornata di pioggia, arrivo pienissimo di ragazzi, gente enorme, atleti, gente con delle braccia così, ragazze perfette con un fisico perfetto, cioè, ma io così dove voglio andare qui? Insomma, sono arrivato al casting, non posso dirvi che cosa mi hanno chiesto al casting, ovviamente perché sono tutte informazioni private, neanche quanto mi hanno pagato. Però per farvela in breve, ho fatto il casting, mi hanno fatto delle domande, varie cose, eccetera, eccetera, mi hanno fatto provare degli attrezzi, non vi sto a spiegare cosa, né come, né dove, né perché, ma probabilmente un po' per i miei capelli, quindi erano un po' diversi, confronto alla competizione. Un po' perché non ero solamente con un bel fisico al momento, ma è perché ero anche un ex atleta. Io sono stato per tantissimo tempo un nuotatore, facevo nuoto a livello agonistico e a livello italiano, quindi probabilmente a loro interessava qualcuno che comunque sapesse quello che stava facendo mentre utilizzava gli attrezzi. Quindi dopo circa una settimana mi hanno richiamato e mi hanno detto che ero preso. Hanno invitato tutti i ragazzi, che tra l'altro poi ne conoscevo già un paio, perché alla fine i ragazzi che girano e le ragazze che girano e fanno questi lavori sono sempre un po' gli stessi in Italia. Ogni volta che faccio qualcosa nella moda li trovo sempre gli stessi. Anche quando ero andato a Detto Fatto in TV c'era lo stesso ragazzo, Michael. E praticamente ci hanno invitato per una giornata intera a Cesena, dove c'è la sede principale. È giga, gigantesca, una cosa bellissima, con parchi da golf, tennis, basket, piscine, palestre, sauna, c'è di tutto dentro ed è un ufficio, cioè un ufficio vero e proprio, un'azienda. E c'è anche proprio una sezione dedicata ai nuovi attrezzi, e avevano questi nuovi attrezzi di super lusso per la casa da farci testare, da farci provare, ci hanno fatto allenare con loro e tutto, è stata una giornata bellissima. Abbiamo fatto tutti amicizia e poi siamo tornati a casa pronti per la Fashion Week, la Design Week, scusate. E quindi niente, per fortuna io avevo un mio amico che mi prestava l'appartamento, cioè che mi ospitava nel momento in cui sono andato. Ogni volta che avevo un lavoro a Milano, devo essere grato a Alessandro perché mi ha sempre ospitato. Sono andato lì e ho fatto questi 5, 6, 7 giorni in cui bisognava stare lì e fare foto, arrivavano le persone, arrivava il pubblico, eravamo in questa specie di studio in cui avevano costruito come se fosse un appartamento di lusso, una casa di lusso con questi nuovi attrezzi, e noi dovevamo far vedere gli attrezzi, dovevamo farci fotografare, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non era una propria sfilata o altro, però ci hanno ripostato sui loro social, io ho avuto la possibilità anche di farmi pubblicità, mi hanno fatto varie domande, tante persone, quindi diciamo che è stata una cosa molto bella.
erano giornate abbastanza lunghe, non, niente di regalato, quindi contate ogni volta che io ve lo dico, il lavoro da modello è un lavoro normale, non c'è niente di speciale, quando si è lì comunque si lavora e fidatevi che sembra ok, non è andare in miniera, ma stare in piedi tutto il giorno col sorriso e essere comunque carini e professionali eccetera, dopo 7 giorni senza con poca pausa eccetera, non è per niente facile, non per Technogym ma in generale lavorare come modello. Ci sono modelli che vivono di casting e fanno tutta la giornata a stare in piedi per i casting, a essere perfetti, professionali, e non è per niente facile, è un lavoro molto difficile come freelancer, soprattutto a Milano che c'è tantissima competizione. Però una cosa bella è che dato che era per Technogym avevamo gli attrezzi a disposizione, anzi dovevamo utilizzarli, mi sono allenato per tutta la settimana, io ogni ora ero lì sulla ciclette, super moderna, con la TV sopra, i giochi, facevo tutto quello che potevo, facevo vedere ai clienti super ricchi che arrivavano come erano questi attrezzi che costavano un occhio della testa, ma erano bellissimi. E quindi diciamo che è stata una bellissima esperienza, ho fatto un sacco di amicizie e quella settimana lì ho conosciuto anche molta gente. Quindi ragazzi, ecco qui, morale della favola, è stata una bella esperienza, trovate un'agenzia che vi rappresenti e vi porti a questi casting. I brand sono comunque in continua ricerca di persone per i loro progetti e se sei quella persona adatta e vai al casting giusto nel momento giusto, verrai preso indipendentemente da come va o se va troppo male o se va troppo bene. Quindi vi consiglio di provarci il più possibile. Ecco qua, se avete qualsiasi altra domanda fatemi sapere, magari in altri video vi racconterò altre esperienze che mi sono accadute nel mondo della moda, della recitazione o nei viaggi negli Stati Uniti eccetera. Penso anche di aver fatto un blog, ora che ci penso, riguardo a questa cosa, comunque ve lo lascio in descrizione se c'è. Lasciatemi nei commenti se avete qualsiasi domanda e iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!